Buonasera, complimenti per il locale. Ah, ma vedo che ho un bellissimo televisore. Sì, grazie, ma è solo un soprammobile, pure perché è rotta, non funziona per niente. Allora, tra canone TV, diritti SIA e ulteriori diritti connessi, lei ci deve 520 euro. In che senso? La RAI. Lei forse non sa che in Italia ogni esercizio pubblico che possiede un televisore è soggetto al pagamento del canone. Ma io la RAI non la vedo per niente, non ci sta manco l'antenna collegata. Lei forse non sa che in Italia si paga la TV di Stato anche se lei la RAI non può vederla. Forse non mi ha capito, ma sta televisione rotta, non funziona. Può sempre aggiustarla. Ma non esce musica da quella televisione, non funziona, ci sono manco le casse collegate. Può sempre comprarle. Forse lei non sa che solo in Italia c'è un sistema così vessatorio sulla televisione. Ah, ho capito, allora senti, fammi un po' così. Appena lo Stato mi dà i soldi del bonus bebè, io te pago il canone. Ah, ha dei figli? Manco uno. Allora non ne ha diritto. No, ma forse lei non sa che io sotto c'ho due palle. Li posso sempre fare.